Reggia di Caserta. Rispettare. Un cambiamento climatico, mi piace ricordarlo perché fu un momento particolare per noi, soprattutto perché il cambiamento climatico era un tema molto importante, che era la gestione del verde proprio in relazione al cambiamento climatico. E l'alluvione ci determinò lo slittamento di dati, ma fu comunque un momento fondamentale per noi, ripeto, perché fu un momento di grande riflessione. Il progetto è finanziato dalla Regione in sinergia con Federalberghi di Ischia e Procida e con l'ausilio di Scabec. A questo proposito ringrazio sono le problematiche relative al verde, alle aree verdi, ma che sono in grado anche di essere motore non solo culturale ma anche diciamo, commerciale. E in questo senso volevo capire un attimo, non c'è? Va bene, allora facciamo così, andiamo avanti e lascio la parola a questo punto al grande... È importante questo evento e quindi va sicuramente ringraziato in primis la Regione e la società della Scabec che ci sta seguendo ormai da 2 anni in questa idea che parte appunto in un giardino botanico con un incontro che avevo un po' di anni fa appunto proprio con la Romano nel quale noi pensammo appunto che la Campania con tutti i suoi punti verdi importanti potesse sicuramente rappresentare un punto molto più importante nell'idea di destinazione turistica se queste realtà appunto potessero entrare in un concetto di... È un'isola con un grande pollice verde, noi non abbiamo solo 2 parchi botanici, a Ischia abbiamo... Non abbiamo solo delle realtà storico-paesaggistiche che riguardano giardini interessanti dal punto di vista storico, noi abbiamo veramente una popolazione che spesso e volentieri nasconde all'interno delle proprie mura dei cancelli, dei giardini interessanti. Certo, siamo in linea con l'idea di resilienza, con l'idea di sostenibilità. Sono dei concetti che chi vive il verde, permettetemi di dire, prova tutti i giorni, perché avere a che fare con la natura non solo dà la possibilità di guardare oltre determinate prospettive, capire che forse questo mondo non deve essere pensato non del tutto e sempre come omocentricità. Dobbiamo capire che il momento turistico, e questo lo dico settore turistico, lo dico appunto da lobbista del segmento ricettivo, ma anche comunque da persona attenta a un'idea di verde e di green che appunto non deve essere unicamente una chance economica. E quindi noi siamo anche attenti ai cosiddetti processi di greenwashing che non accettiamo e la Campania deve essere anche un baluardo in questo senso perché da un punto di vista storico ha la possibilità di manifestare quello che è veramente la passione verso il verde, quello che veramente vuol dire l'abbondanza vegetale, l'importanza della natura che ci veramente abbraccia da millenni e la storia parla chiaro. Grazie. Ringrazio.